Allora Luca, oggi avevate da difendere il primo posto, le partite alla fine sono ormai poche, l'avete fatta alla grande e dopo diversi tentativi non andati bene ti sei sbloccato con un Eurogol sul finale. Beh, oggi era importantissimo mantenere la striscia di risultati positivi, anche perché queste sono le partite che ci sono mancate nel girone d'andata, visto che avevamo perso col Golfo, perso contro la Goliardica e di conseguenza ora tutte le partite sono importanti. Da qui alla fine abbiamo un vantaggio di 3 punti, che è sicuramente un buon vantaggio, ma non è da sottovalutare perché ne mancano ancora 12 e sono tantissimi 12. Quindi subito la testa alla prossima partita e logicamente a questo punto noi dobbiamo mantenere il primato, cercare di consolidare questa posizione e di rimanere così. Un'ultima cosa, Mister Poggi domenica scorsa ha detto che il vantaggio era ancora misero per poter parlare di vittoria finale. Se fossero andate bene le due partite casalinghe consecutive, sarebbe stato un altro discorso. Diciamo, siete a metà strada. Certo, l'ho detto poco fa, i punti in palio sono ancora tanti, 4 partite sono tante, Riva Samba, Albano e Golfo penso abbiano vinto, abbiamo visto che hanno vinto anche loro, quindi di conseguenza nessuno molla e bisogna continuare così perché 4 partite sono ancora tantissime.